sono qua con il liceo artistico Petrocchi, qua vedo dei progetti, progettazioni, sono qua con la prof Elena Cappelli, insegnante di progettazione. E di cosa parla il progetto che avete portato al SI Geniale? Allora, questo progetto parte durante la classe quarta in collaborazione con un'altra docente che si chiama Federica Chieti. Noi siamo partiti facendo un'esercitazione didattica, quindi la progettazione di un edificio residenziale in un'area di pregio che è una scogliera. Insieme a questo aspetto poi sono state prese in considerazione la possibilità che almeno una parete di questo edificio potesse mutare nel tempo. Il tempo inteso come le 24 ore, il caldo, il freddo, quindi una parete che in qualche modo andasse a migliorare il microclima interno di questo edificio. Durante la progettazione noi usiamo dei programmi di modellazione 3D, in particolare Rhinoceros, attraverso i quali poi siamo giunti al montaggio di un video, un'animazione, della quale io vorrei che ne parlasse Filippo. Filippo, allora lanciamo la palla a Filippo, che è qua prontissimo. Filippo, ecco, parlaci un po' della progettazione a livello anche tecnologico, come avete realizzato la cosa. Abbiamo utilizzato Rhinoceros per la modellazione e poi Blender per le animazioni 3D e poi in seguito Premiere per montare e creare tutto il video. E qui ci sono delle diverse animazioni delle nostre, ogni mio compagno aveva la propria casa con la propria facciata mutevole e diversi di noi hanno presentato vari tipi di facciata mutevole, alcune magari più meccanizzate, altre invece come ad esempio questa che si rifanno all'utilizzo delle agenti naturali come agente movente, diciamo, quindi come il vento in questo caso. Bisogna tenere di conto, essendo su una scogliera, vari agenti che possano colpire la casa. Questa è una bella villa, cioè mi ricorda molto Frank Lloyd Wright, architetti, Le Corbusier, tipo un po' maestri, cioè, capito? Anche io vengo dai geometri, quindi un po' di queste cose d'architettura. E come è stato realizzarlo? Facile, difficile, complicato? È stato un progetto molto complicato, ma noi avevamo tutte le competenze per farlo, quindi quando abbiamo le carte in regola per fare una cosa tutto risulta più facile. E poi soprattutto sono tutti progetti, cioè fare questi progetti è molto soddisfacente, vederli realizzati e tramite anche l'utilizzo di questi programmi vedere proprio realizzato la propria casa e potersi muovere dentro è molto molto soddisfacente. È vero, cioè vedere proprio che prende idea, forma una nostra idea. Io mi sposto di qua perché abbiamo un altro meraviglioso progetto, sempre che riguarda l'architettura e ambiente. Sono qua con Asia Arcangeli. Asia, parlaci un po' di questo progetto. Qui vedo una riqualificazione del verde di una piazza. Sì, allora si tratta della... Sì, prendi pure. Si tratta della riqualificazione di Piazza Treviso, che è una zona piuttosto nota di Pistoia, è una zona particolarmente trafficata e appunto abbiamo deciso di intervenire mantenendo sia la storia di Pistoia, le radici storiche, perché ci troviamo in un luogo importante comunque, perché appunto come si può vedere anche dai rendering, qui ci troviamo al confine, diciamo, col terzo cerchio murario di Pistoia. Al contempo abbiamo cercato di introdurre il verde, che è un argomento molto attuale, possiamo dire. Ecco. Siamo partiti da un'analisi della viabilità e quindi abbiamo individuato quali fossero i principali assi, la preesistenza, le mura. Andando avanti poi abbiamo individuato anche quali fossero i simboli di Pistoia e quindi siamo andati a trovarli nell'architettura romanica, come vediamo in San Giovanni for Civitas, e abbiamo trovato la losanga e le bande in serpentino che si trovano appunto nella decorazione di questa architettura. La losanga è stata riportata nel design della piazza in forme diverse perché questa piazza è caratterizzata dall'utilizzo, dalla progettazione di un portale che va a richiamare sia l'unione delle mura sia il cancello che esisteva all'inizio del Novecento che andava ad unire queste mura, per cui questo cancello segna il confine fra il fuori e il dentro della città, è un segno particolarmente potente.
che noi appunto abbiamo richiamato con l'utilizzo di questo portale. Poi la losanga, quando ci troviamo fuori dal portale, quindi fuori da Pistoia, emerge, appunto è estrusa dal terreno. Quando ci troviamo dentro, oltre il portale, invece è scavata nel terreno e prende varie forme, come delle sedute, abbiamo aggiunto anche uno specchio d'acqua che ha la funzione di mitigare il calore. Le bande orizzontali dell'architettura romanica sono invece state riportate in verticale nella progettazione delle nuove facciate del parcheggio Lingotto. Sono state impiegate varie piante come l'edera, il gelsomino e la vite americana. Le varie piante sono state scelte in funzione delle facciate, per esempio nella facciata che va a ricoprire gli uffici è stata scelta solo la vite canadese, la vite americana, perché è una pianta caducifoglie, per cui d'inverno tende allo spogliarsi e quindi a far entrare luce, d'estate il contrario e funge da elemento ombreggiante. Quindi avete ideato questo progetto in tutti i piccoli dettagli, e io direi che questa cosa entro dentro, prof, questo è l'esame di maturità, è già fatto, cioè in parte, cioè partita, sì, e così. Sì, io aggiungerei anche una cosa che, allora, è farina del suo sacco, del loro sacco, del nostro, e noi ci ha aiutato in questo tipo di percorso, ci siamo appoggiati anche a un'azienda importante che è lo Zelari Piante, che in qualche modo ci ha supportato all'inizio con una prima lezione dove ci ha spiegato come si progetta il verde verticale, e poi durante l'iter progettuale ci siamo rincontrati, cioè si è fatta una sorta di revisione, come se si fosse all'interno di uno studio dove... Infatti lo stavo per dire. Sì, noi abbiamo lavorato, loro sono 10, 20, più noi altre due docenti, 24, più altre mani che ci hanno permesso di arrivare attraverso un lavoro comune, condiviso, a un progetto di architettura. Forse è qualcosa che li porta anche con il mondo del lavoro, cioè lavorare in equip, cioè oltre lavorare proprio come nel futuro, come un'azienda. Certo, noi la mattina ci incontravamo in 12, mettevamo al lavoro sul tavolo una sorta di brainstorming, ognuno diceva la sua, ognuno valutava quello che aveva fatto l'altro, dopodiché si prendeva le decisioni e si andava avanti. Un'esperienza meravigliosa. E questo è il bello del Sigeniale, cioè vedere che veramente durante la scuola non solo si apre libri, si prende appunti alla lavagna, però si fa parte anche di un progetto comune che motiva i ragazzi e li porta ad apprendere anche divertendosi e motivandoli. Quindi ragazzi, qua dal liceo artistico Petrocchi facciamo un Sigeniale insieme, pronti? 3, 2, 1, sì!